Lampi di luce, impulsi elettrici che viaggiano a velocità inaudita, tutto intorno a noi è abbagliante. No, non ci troviamo dentro una tempesta di tuoni e fulmini. Ci troviamo dentro di te. Hai appena sbadigliato e scatenato una reazione a catena nel tuo organismo. Fallo di nuovo e ti mostrerò meglio cosa succede. Grazie. Ecco che l'aria, e anche io, sì, sono io, quel minuscolo cosino che vedi proprio qui. Entra attraverso la bocca e le narici. O meglio, una narice, perché lavorano a turno. Ehi, aspetta, stai mangiando qualcosa? Se è così, non respirare mentre mandi giù quel pezzo di pizza. Soltanto i neonati riescono ad ingoiare e inalare allo stesso tempo. Intanto abbiamo raggiunto la faringe. Qui l'aria e il cibo viaggiano ancora insieme. Si tratta di un tunnel lungo 12,5 cm e funziona un po' come un filtro. Quella linguetta è l'epiglottide, e qui diciamo ciao al cibo. L'epiglottide infatti serve ad incanalare il cibo nel giusto percorso, cioè l'esofago. Noi invece ci inoltriamo attraverso la laringe e verso la trachea. Dopo la quale ecco i bronchi, ognuno dei quali diretto verso un polmone. Dove finiremo noi? Ah, prendiamo la strada di sinistra, reggiti, si ballerà un po'. Ma cos'è? Un muro? Oh no, ci schianteremo! No, niente del genere. Tra una deviazione e l'altra, e qualche dosso qua e là, arriviamo in un alveolo. Sì, siamo nel polmone sinistro. L'alveolo è una piccola sacca, in ogni polmone ce ne sono milioni. L'aria si distribuisce in tutti gli alveoli, riempiendoli. Da qui in poi il viaggio si fa pazzesco. Attraverso le pareti degli alveoli, le molecole di ossigeno entrano in circolo nel sangue. Wow! La velocità si fa più intensa ora nella vena polmonare, sul lato sinistro del cuore. Il sangue in cui viaggiamo ora è ricco di ossigeno e passa attraverso l'aorta, la più grande arteria dell'organismo. In certi punti raggiunge un diametro di ben 2,5 cm. Il flusso del sangue qui è poderoso, perciò il viaggio sarà molto movimentato, ti avverto. Wow, visto che roba! Ora però abbiamo lasciato l'aorta e qui le cose sono più calme. Chissà dove siamo diretti. L'aorta rifornisce di sangue tutte le arterie del corpo. A quanto pare stiamo salendo. Non saremo mica diretti verso il cervello? Sembra proprio di sì. Wow, hai visto? Tutte quelle luci di cui ti parlavo all'inizio, eccole qua, e si fanno sempre più numerose man mano che ci avviciniamo al cervello. Siamo noi ad accenderle riempiendole di ossigeno. Si tratta delle connessioni neurali, segnali che dal cervello vengono inviati a tutte le parti dell'organismo. Il cervello è il centro di controllo centrale, perciò ha bisogno di moltissimo ossigeno per funzionare bene. Ora che abbiamo raggiunto la testa, le molecole di ossigeno si fanno però più rarefatte, rimpiazzate da quelle di CO2. Il risultato del processo di respirazione. Il nostro movimento rallenta, gli spazi si fanno sempre più stretti. Abbiamo abbandonato le arterie e siamo entrati nei capillari, i più piccoli tra i vasi sanguigni. Grazie a loro ogni piccolo angolo del cervello e del corpo viene irrorato e nutrito a dovere. Ecco, abbiamo raggiunto il capolinea. Attorno a noi tutto l'ossigeno è stato consumato. Resta solo l'anidride carbonica. Lentamente ma inesorabilmente facciamo dietro front, diretti di nuovo verso il cuore. Ma prima di ripartire diamo un'occhiata a cosa sta succedendo in altri punti dell'organismo. Per fortuna mi sono preparato bene e posso monitorare da qui cosa succede altrove. Vediamo un po'. Il primo dei miei monitor si trova nelle pareti dello stomaco. A quanto pare quel trancio di pizza che stavi mangiando ha fatto dilatare i vasi sanguigni attorno allo stomaco. Vedi quanto sangue c'è? Guarda, scommetto che stai arrossendo in viso, vero? Lo so perché quando arrossisci in viso il tuo stomaco fa lo stesso. Ed ora è proprio bello rosso. Vediamo dov'è finito il mio altro monitor. Sembra si trovi nell'arteria renale che non ci crederai, ma conduce ai reni. Gran bel viaggetto. Ehi, hai fatto caso a come trema tutto quanto? Laggiù il sangue viene filtrato e depurato da tutte le scorie. I reni sono i depuratori del nostro organismo, ricevono il sangue, lo filtrano e lo rimettono in circolo verso il cuore tutto ripulito, mentre scorie e scarti vari vengono eliminati. Accidenti, trema tutto sempre di più. Il mio monitor è stato segnalato come un corpo estraneo. Infatti vedi tutta quella roba lì? Di sicuro non è sangue filtrato. Ai, ho perso il segnale. Meno male che non ci siamo finiti noi da quelle parti. Intanto stiamo ancora procedendo lentamente. Il mio primo monitor sta viaggiando lungo il tratto intestinale, diretto verso il fegato. Il fegato è tra parentesi un organo davvero straordinario. Pensa che sovraintende a più di 500 processi organici diversi, alcuni dei quali ancora non del tutto compresi dalla scienza. Inoltre è l'unico organo capace di rigenerarsi completamente, anche a partire soltanto da un piccolo frammento. Il tuo fegato comunque mi sembra in ottima forma. Bene così. Il monitor è entrato e... uscito.
Ma dove sono le immagini? A quanto pare nemmeno il fegato ha gradito la sua presenza. Nel frattempo noi stiamo accelerando di nuovo, viaggiamo nelle vene. Qui il sangue è saturo di CO2 e si dirige verso il cuore. Il flusso aumenta di potenza e rapidità a vista d'occhio. Reggiti forte. Wow, sembravano le montagne russe, vero? Stiamo salendo, tra l'altro. Tra pochi istanti saremo di nuovo nel cuore, stavolta nel suo lato destro. L'atrio destro ci pomperà verso il ventricolo destro, dove attenderemo la prossima pulsazione cardiaca. Il ventricolo si contrae e ci spedisce dritti nell'arteria polmonare, e da lì di nuovo nei polmoni. A velocità da capogiro, i vasi sanguigni sono una vera autostrada. Quando rallenteremo? Ecco, ora, abbiamo raggiunto di nuovo un alveolo. Qui c'è di nuovo tanto ossigeno, vedi? Eccolo che si insinua nelle pareti alveolari e da lì viene rispedito fuori insieme alla CO2. Una volta risalito verso i bronchi, il gas sarà spinto di nuovo nelle vie respiratorie e... ma cos'è adesso? Il terremoto? Ehi, ma che? No, dai, non può essere! Ma dico, ti pare il momento? Se vuoi saperlo, uno starnuto viaggia intorno ai 160 km orari. Mi hai fatto letteralmente volare via con una cannonata. Che botta! Beh, almeno finalmente siamo usciti. Ehi, ma dove sei? Che fine hai fatto? Va bene, vuoi giocare a nascondino, eh? Vedrai che ti trovo e te la faccio pagare per quello starnuto. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.